Spirit of Adventure. Il padrone ha molto di cui chiedermi. Non capisco se è una scena del film o no. Noi siamo precipitati qui mentre andavamo alle cascate Paradiso. I miei amici mi dicono diversamente. Che avete rubato qualcosa di mio. Ovvero? Un uccello. Beh, abbiamo visto un uccello, ma è scappato via. Ma che? Siete venuti con quella? Sì. Una casa? Una casa volante? Ho pilotato. È la cosa più bizzarra che abbia mai visto. Porca puttana! Aspetti. Lei è lui. Lei è il vero Charles Mance. L'avventura è là. Dici, Marco. È davvero lei? È stato via così a lungo. Sono felice di vedere che è vivo. Oh, splendido. Erano anni che non avevo ospiti. Beh, venite, seguitemi. Lasciate che vi mostri la mia casa volante. Se la mena perché lui c'ha il dirigibile. Vacca boia, è un dirigibile. Wow! Non staremmo davvero entrando nello Spirit of Adventure sul serio? Ma certo! Ma dai! Non avrei mai immaginato di sedermi in compagnia di Charles Mance. Alla mia Ellie sarebbe piaciuto tanto. Sa, grazie a lei... Ellie sognava di venire qua giù e vivere accanto alle cascate Paradiso. Sì. È per questo che sono qui. Gliel'avevo promesso. Car, l'avventura non è un affare di case, disegni e promesse fatte alle mogli. È una cosa seria. No, la promessa dell'avventuriero è ancora più grande. Pa-pa-pa-pa. Vero? Una creatura selvaggia. Non ce n'è un'altra come lei. Lei è tutto per me. Nessuno credette che avevo scoperto una cosa così importante. E invece... questo volatile. Lo catturerò e lo mostrerò al mondo intero. Me lo faccio vedere io, l'uccello! Ma lei non vive qui da quando io avevo l'età di Russell? Ah, il labirinto. Si rintana lì dentro per mesi interi. Non posso seguirla, perché una volta entrati non c'è modo di uscirne. Ho perso 19 cani nel tentativo. Cosa? Da. Dai! Recuperatevi! Prendete il vecchio! Prendete il vecchio! Certo che vedere la qualità dei video pre-renderizzati, la qualità del gioco massimizzata. Ah, no, aspetta. Fa attenzione, Russell. L'abbiamo già fatta noi una parte di corsa. Allora, facciamo una cosa. Io gestisco l'uccello gigante. Tu, Russell, attacca. Che è più facile che la CPU colpisca in automatico. Che io che non riesca a evitare una roccia. No! Non mi aspettavo il masso cadente gigante, dai! Fa attenzione, Russell! Fai attenzione, Russell. Posso saltare da un punto all'altro? Aia! Effettivamente, della trama, io non mi ricordo com'è che il vecchio sia ancora... diciamo, così arzillo. Allora, sto giro, esatto, evitiamo di stare di lì. Più che altro, esatto, le rocce sono un filo infami.
Non si vede benissimo l'ombra della roccia. Ah, ok, stavo dicendo, che devo fare? Ma a parte come cavolo stiamo facendo a tirare quella casa in questo modo? Solo le leggi della fisica lo sanno. Ecco qua. Probabilmente avrò missato il tempo di questo livello, però non importa. Vabbè, non è ancora detto, però. Sì, vabbè, certo. E la canna da pesca. Sì, la canna da pesca. La canna dell'acqua è lunga 200 km. Ecco qua. E il cani là sono rimasti indietro. Solo uno è riuscito a inseguire. Ma dai! È rimasto fermo e slittava un cane. È davvero fantastica. Vediamo il tempo. Vabbè, questo episodio. Per solo una decina di secondi. Purtroppo abbiamo dovuto rifare il pezzo lì perché siamo stati schiacciati. Però vabbè, non importa.